Oggi parliamo dell'arianata o origanata, dipende in quale posto dell'Italia ci troviamo. L'origanata è una pizza classica trapanese. Incominciamo dall'impasto. Possiamo farlo o tutto di grano duro o un po' di grano duro, un po' di grano nero per renderlo un po' più leggera. Quindi prendiamo un chilo di farina, un 70% di acqua, 20 g di sale, 30 g di olio evo e un 10-12 g di lievito di birra. Impastiamo tutto in una planetaria, in un'impastatrice a mano, come più ci viene comodo, e lasciamo riposare per almeno 6-7 ore. Quindi quando un impasto ha avuto una fermentazione giusta, incominciamo a fare dei panetti. Questi panetti li lasciamo riposare di nuovo per almeno un'altra ora e incominciamo a spianare i panetti con le mani. Come incominciamo? Incominciamo con le acciughe. Dopo le acciughe mettiamo il pomodoro. Pomodoro, io dico sempre un pomodoro, un pizzutello pacicoto. Mettiamo pure un po' di polpa di pomodoro per non fare seccare troppo la pizza. Dopodiché andiamo a mettere del formaggio e del pecorino, aglio, prezzemolo e origano, un filo d'olio sopra e aspettando un 10 minuti, un quarto d'ora, andiamo a infornare a circa 270 gradi. Un 10 minuti circa dentro il forno, da 7 a 10 minuti. Dopodiché uscite e mangiatevela. Prima della Grande Guerra si dice che era la merenda dei fornai. Dopo la Grande Guerra incomincia ad evolversi con l'aggiunta del pecorino e l'aglio di nubia. Ora noi ce la ritroviamo così e io dico sempre: non la tocchiamo, è un bene di noi trapanesi. E quindi questo bene noi ce lo dobbiamo portare in giro per il mondo, come ho fatto io. Io l'ho portata in giro per il mondo l'arianata e dico che ho avuto sempre un successo enorme.